il diritto dei proprietari a, appunto, a svolgere il proprio lavoro con esercizi di somministrazione e al tempo stesso di garantire però tutti i residenti, soprattutto dell'area del centro dove maggiormente si verificano fenomeni di disturbo della gente pubblica, di decoro, il diritto al riposo, e quindi fissiamo un orario che è le ore 2 per tutto il centro città, quindi le aree più densamente popolate, lasciando invece nelle aree periferiche la possibilità di diciamo così, rispettare quella che è la normativa nazionale, perché ricordiamolo, non è un capriccio del sindaco dell'amministrazione di Campobasso, non esistono degli orari di chiusura delle attività, esiste soltanto un argine alla somministrazione. Visto che purtroppo non viene rispettato, quindi essendoci libertà nella chiusura delle attività, spesso assistiamo a locali che chiudono magari alle 4 di notte all'interno del centro città con un documento per la tranquillità, la vivibilità e il decoro degli ambienti appunto pubblici. Ecco, sostanzialmente poi viene modificato anche per quello che riguarda l'asporto. Noi ci abbiamo introdotto anche sì delle regolamentazioni, il divieto di asporto, ci sarà la possibilità di, insomma, sono anche abbastanza morbidi, insomma, gli orari, le ore 23, c'è un'altra regola importante, c'è il divieto passativo oltre l'una di consumare bevande alcoliche e luoghi pubblici in tutta la città, anche nelle aree periferiche, quindi non sarà più possibile il bivacco, proprio perché registriamo continuamente problemi sia in ordine appunto al decoro, rifiuti abbandonati, bottiglie ovunque, sia alla tranquillità e alla tenere. Quindi non è un aspetto solo di emergenza sanitaria, ma anche di ordine pubblico. Assolutamente, anzi, grazie perché lo ha ricordato. Il Covid ovviamente c'entra, ma è un'ordinanza che mira soprattutto a ridare riposo, quiete, ordine e pulizia, decoro più in generale. Quindi il Covid ovviamente chiediamo comunque tutti quanti, continuate a rispettare la distanza di sicurezza fondamentale, soprattutto perché ci avviciniamo a un periodo che abbiamo degli aspetti con l'università. Sindaco, chi vigilerà sul rispetto dell'ordinanza e poi i gestori dei locali saranno direttamente responsabili per le aree concesse? No, allora, intanto, come sempre, va bene, è giusto ricordarlo, l'ordine pubblico viene gestito non dal comune ma dal sindaco, quindi la vigilanza sarà garantita da tutte le forze dell'ordine che oltre a una certa ora avranno appunto questo strumento per poter sanzionare. E per quanto riguarda i gestori, come non è cambiato nulla sostanzialmente, quindi c'è la normativa nazionale che chiede una loro collaborazione, è chiaro che il gestore non può fare miracoli e quindi la prima regola è il rispetto delle distanze, soprattutto da parte degli agricoltori. Grazie.